Benvenuti in questo nuovo video dove vi parlerò di Yoshiko Kondo e del suo laboratorio artigianale della carta e del restauro. Io sono Paolo Mansolillo, autore di storie artigiane, e se non vuoi perderti altri contenuti e ritieni questo video interessante, iscriviti al canale. Benvenuta Yoshiko, parlaci di te. Allora, sono Yoshiko e sono giapponese, vengo da Tokyo. Sono venuta qui in Italia, specialmente a Firenze, perché io in Giappone ho studiato all'università l'arte, la pittura. E quindi questa passione per l'arte mi ha condotto proprio alla città di Firenze, una città di arte. Ogni volta che passo per venire qui al lavoro sul Lungarno, vedo Duomo, vedo Santa Croce, l'Arno, cioè Ponte Vecchio, cioè mi riempie il cuore, veramente, veramente. Quindi io amo questa città, per questo sono qui, a Firenze. Qual è stato il tuo percorso formativo? Allora, io in Giappone ho studiato la pittura all'Università Yoshimi University of Art of Design. E poi ho lavorato un po', ho messo soldi a parte e poi ho deciso di proprio venire a Firenze e a primi anni ho studiato all'Accademia delle Belle Arti di Firenze la pittura. Poi il mio proprio vero desiderio prima di partire da Giappone era avere un mestiere, perché negli anni 80, dopo fatto l'università, le donne giapponesi all'epoca ancora sono la virtù della donna giapponese è stare dietro la famiglia, stare dietro il marito, la casa, cioè una donna è ancora un po' indietro, diciamo, ora è cambiato molto in questo secolo. Però io volevo avere un mestiere che posso fare anche quando speravo di avere una famiglia, quindi anche quando avrò avuto una famiglia, però qualcosa in mano. Volevo avere questo e ora riesco a vedere che mi sto un po' emozionando. E per questo ho detto vado in Italia e voglio imparare qualcosa che posso fare per tutta la mia vita. E quindi, mentre frequentavo l'Accademia delle Belle Arti, ho saputo che esiste una scuola di restauro. Sono andata a sentire e ho scoperto che proprio c'è il restauro della carta, che io proprio amo libri tantissimo, amo libri non solo come, cioè non sono tanta lettrice, però amo libri come oggetto, quindi quando ho saputo che esiste restauro, professione di restauratore di libri, subito ho detto io vorrei fare questa scuola. Per questo per 3 anni ho studiato a Palazzo Spinelli e poi ho preso una qualifica di restauratore della carta e dopodiché sono stata a Fratelli Arinari, Museo della Fotografia, per un anno a fare stage. Dopodiché ho continuato a lavorare nel laboratorio di restauro di Fratelli Arinari. Prima della nascita della mia figlia, per 5 anni ho lavorato lì. E dopodiché, dopo la nascita della mia figlia, quando la mia figlia ha 2 anni, ho aperto la mia attività in proprio, in centro, con altri restauratori. Oltre al desiderio appunto di fare qualcosa legato a quello che era il tuo studio, c'era anche questo desiderio di emancipazione di quella che era una volta la vecchia cultura giapponese, no? Della donna che si dedicava solo alla famiglia, alla cura della famiglia, e quindi imparare una professione per poter avere anche un'attività lavorativa che poi ti ha portato ad avere la tua attività artigianale. Sì, infatti, per questo anche dopo la nascita della mia figlia io ho cercato proprio di continuare sempre questo lavoro. Poi ho capito che in Italia le donne lavorano, veramente. Cioè io so che in Giappone, tante anche le mie amiche, cioè quando è in famiglia, cioè non tutte, però diverse,
ha rinunciato al lavoro. Mentre ho visto in Italia, cioè tutte le mamme lavorano, io mi sono veramente meravigliata, cioè le mamme italiane lavorare e crescere figli, stare dietro la famiglia, cioè vabbè, certo anche mariti e i nonni aiutano molto, però le donne lavora, quindi io ho detto sì, anch'io. Poi anche mia figlia era normale vedere la mamma a lavoro. Questo mi ha fatto molto piacere in Italia. Vuoi raccontarci qualcosa delle tue tecniche? Allora, io sono restauratrice di carta, che carta intende libri, disegni stampe, poi mi sono specializzata in fotografia anche. A parte il restauro, io che adoro la carta, mi ne occupo anche della produzione degli oggetti in carta. Specialmente faccio con le cose con origami. Origami per noi giapponesi si imparano fin da piccoli, o in famiglia o a scuola. Cioè la pezzi di carta di origami è sempre stato in casa. Quindi con questa passione per la carta creo degli oggetti. E poi anche sì, questa passione per la rilegatura, anche quindi sì, faccio degli oggetti di quaderni, rilegatura, sempre con la carta, utilizzando sia carta occidentale, che io anche faccio questa carta a colla, si chiama, una decorazione, una tecnica di decorazione della carta, alternativa di carta marmorizzata. Utilizzo anche le carte che provengono da Giappone, ancora per fortuna prodotti dai artigiani, carte giapponese fatte a mano, o carte, questi di Yuzen si chiama, che sono stampate, fra virgolette, non è stampate come industrialmente, ma fatte proprio una specie di tecnica di xilografia, fatte artigiani giapponesi, colore per colore, un foglio per foglio. E quindi cosa ti aspetti dal futuro? Allora, dal futuro io voglio sempre crescere, perché il nostro mestiere, sia per restauro sia per oggetti artigiani, ha bisogno sempre di aggiornare e crescere, perché io vabbè ho certa età, però ho voglia sempre di crescere, conoscere nuove tecniche, anche conoscere tecniche antiche, perché anche di cose giapponese io credo da sapevo, invece in profondo ho capito che non sapevo tante cose, quindi vorrei imparare sia cose antiche del Giappone, anche d'Italia, tecniche, e anche cose nuove. E poi queste conoscenze io vorrei anche dare, vorrei insegnare. Questo è proprio per questo faccio anche workshop, e ho insegnato all'Accademia delle Belle Arti di Bologna corso di restauro di fotografia. Proprio mi piacerebbe proprio condividere la mia esperienza e la conoscenza con giovani, diciamo, sì, e bambini. Questo è il mio obiettivo di futuro. Quindi dove possiamo trovarti? Qui a Firenze e eventualmente sui canali social, su internet? Allora, io ho laboratorio al Vecchio Conventino di Firenze. Vecchio Conventino è una community di artisti e artigiani che è visitabile, un ex monastero dell'Ottocento che ci sono ora attualmente, sono luogo di attività di artisti e artigiani. Ci siamo quasi più di 20 artisti e artigiani, è un luogo che uno può visitare, è un bellissimo posto. E dall'altra parte di Arno in centro,
è una zona bellissima, quindi io vi inviterei di venire qui al conventino a conoscere anche oltre a me anche altri artigiani di proprio di qualità e artisti. E poi è sul mio Instagram. Per salutarci ti chiedo di descriverti attraverso due parole. Allora, potrei dire sognatrice con la fantasia. E un'ultima cosa, ho letto dalla descrizione che ti rechi qui al conventino a piedi. Allora, io vengo qui al conventino a piedi, io abito in periferia, quindi ci metto un'ora per venire qui e un'ora per ritornare a casa. Però faccio molto volentieri, questo mi fa benissimo per la salute, anche per la mente. Mentre cammino cerco di fare una specie di meditazione. Per fortuna cammino tutto sul Lungarno, è paesaggio bellissimo veramente, e la mattina vedo il sorgere il sole attraverso Ponte Vecchio, sul ponte veramente bellissimo. Al ritorno vedo anche spesso tramonto, ieri c'era una luna bellissima che sorgeva proprio dall'altra parte di Larno. E sono 2 ore di 24 ore il giorno, però per me non sembra una perdita della giornata, mi dà proprio energia positiva facendo questo passo. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro ogni bene. Domo arigato gozaimasu.